Buongiorno. Allora, oggi è il 2 di ottobre e pomeriggio. Io oggi ho riniziato le lezioni e con questo capitolo volevo assolutamente iniziare un nuovo vlog perché ritengo che sia, insomma, una cosa importante. Ho fatto i video ogni anno, questo che è l'ultimo va assolutamente documentato. Niente, le lezioni iniziavano ieri, ma io ero ancora in Francia, come avrete visto nell'ultimo video. Quindi le ho iniziate oggi praticamente e avevo 6 ore di un'intera materia. Questo video lo vorrei focalizzare abbastanza sull'argomento università, quindi se non vi, diciamo, interessa magari chiudete, perché vi parlerò un po' di com'è strutturato il terzo anno, le nuove materie, insomma, come sto procedendo con l'organizzazione, appunti, eccetera. Eccomi qua. E mi vedete con questo occhialino che era il mio in realtà occhiale vecchio precedente e che utilizzo adesso quando studio, quando leggo, eccetera, perché chiaramente ha dei gradi in meno e sforzo meno gli occhi. Allora, sto facendo appunti. Sapete che io da quest'anno, dall'anno scorso, ho cambiato metodo e studio con il PC, però oggi ho preso appunti di questa materia, che si chiama salute mentale, e non mi piace il modo in cui sono venuti, non mi trovo, e quindi mi consente di avere il tempo di scrivere. Perciò penso che sia anche un modo per tenermi impegnata, perché comunque scrivere, colorare mi tiene sul pezzo. Invece fare al PC ci metto un attimo e quindi tempo che lui spiega, formula, racconta, io sono lì tipo Invece scrivendo è molto meglio. Questa è una delle materie nuove. Quest'anno abbiamo poche lezioni, soltanto fino a dicembre, quindi diciamo che volerà, ahimè, per fortuna o per sfortuna, non lo so. E le materie fondamentali sono l'area critica, l'area di salute mentale e l'area del care infermieristico, quindi tutta l'area giuridica. Sono materie molto specifiche quest'anno. L'area critica è la più bella, secondo me. Ci sono la terapia intensiva, pronto soccorso, l'otorinolaringoiatria, l'otorino, l'oculistica, materie molto tecniche e cliniche, e è la mia preferita come ambito. Poi c'è la parte di salute mentale, non male, psicologia clinica, psichiatria e questa qua di oggi che è l'infermieristica della salute mentale, tutta la parte sul care infermieristico, l'organizzazione, quindi diritto pubblico, ricerca infermieristica, materie un po' ostiche che non mi piacciono tanto. E quindi nulla. Ciò che sto facendo ora è ricopiare gli appunti sul quaderno, poi strapperò il foglio, il mio, come si chiama? Portalistini, lo metterò lì assieme a tutte le altre materie e niente, vedremo come mi troverò. Secondo me molto bene. Non sono morta, giuro, però ho fatto un po' di cose in queste ore. Allora, praticamente la clip che avete appena visto ha
appena visto, appena visto la gelata qualche ora fa, erano tipo le 5 e dopo sono stata super male, ho avuto un pochino il mio solito problema di crampi all'addome. E quando racconto questa cosa è sempre molto presa sotto gamba, quando in realtà veramente vorrei farvi vedere le condizioni in cui sono. Sono le 10 e io sto continuando a fare appunti perché appunto prima mi sono dovuta fermare, però ci tengo un sacco a farvi rivedere perché so che insomma, che vi piacciono e quindi ci tengo. Allora, questa è la paginetta che ho sfornato. Questa, e poi sto continuando perché appunto vi dicevo prima che non mi piacciono quelli che ho preso a lezione. Sapete che io sono molto metodica nello studio e se non riesco a studiare, cioè no, non va bene. Quindi finché siamo all'inizio ho subito recuperato questa cosa. E prima di andare a letto vorrei finire di questi appunti, quindi mi manca in realtà ancora poco, tipo fino a qua e poi ho fatto. Cosa sto usando? Sto usando la mia penna di legami che è fantastica proprio come tatto, cioè non vi stanca la mano, insomma, AliExpress che vi consiglio un sacco. Se mi ricordo vi metto il link, se per caso me lo scordo ricordatemelo voi. Sono una sorta di mid liner praticamente, che sono quei pennarelli color pastello super belli americani, credo, e che costano un sacco. Io li ho trovati in versione poraccia su AliExpress e li volevo provare. Li ho pagati tipo 2-3 euro. Sono super belli. La cosa che inganna è che non sono pastello, cioè sono evidenziatori, però sono fatti così, la punta colorata è così e la punta qua in fondo è così. Qua è il tratto da evidenziatore, diciamo, e questo invece è il trattino da punta sottile. Qua sono proprio belli, hanno dei colori molto tenui e non stancano l'occhio. Ho letto e sto leggendo i commenti sotto all'ultimo vlog. Ho cambiato modalità di vlog, se non l'avete visto andate a vedere l'ultimo vlog che c'è sul canale. E da un lato mi fa molto piacere tutta questa partecipazione nel dirmi che non vi piace questa modalità, dall'altro mi dispiace perché in realtà era un'innovazione che mi attirava. È vero, sono molto meno colloquiali, però era anche un modo per staccare un po' questo mio modo di parlare in maniera infinita, ma forse ho capito che è proprio questo che vi interessa di me. Non lo so. Credo che questo video, essendo un ritorno all'università, eccetera, lo metterò così, come piace a voi, perché so che l'università è un argomento che vi piace tanto, quindi è giusto che meriti la sua attenzione. Però ecco, non lo so, sono molto indecisa. Buongiorno, secondo giorno di uni finito, ci siamo, stiamo tornando in carreggiata, vi racconto un pochino le materie di oggi, tanto questo sarà tutto dedicato al tema università. E oggi abbiamo avuto due nuove materie che sono la ricerca infermieristica e psichiatria. La ricerca infermieristica è una materia ostica per me, cioè io ho dato un esame di evidence-based nursing praticamente l'anno scorso, cioè secondo anno, e ho avuto difficoltà. Quindi anche quest'anno diciamo che questa è ancora più profonda come materia, perciò insomma, come diciamo noi a Bologna, c'è da star lì con la testa. Però insomma sono abbastanza contenta, ho fatto dei bellissimi appunti. Ok,
Guardate che belli appuntini tutti ordinati che ho fatto a lezione, con anche le immagini, tutti gli schemi. Sono molto contenta, e, nonostante appunto sia difficile. Poi abbiamo avuto psichiatria, che mi piace da matti proprio tanto, e non vedo l'ora di, insomma, di andare avanti, di scoprire un po' tutto il programma che faremo. E basta. Alle 2 è finita, adesso sono le 4 meno 20 e non lo so, volevo mettermi un pochino a sistemare appunti, eccetera, e poi verso, boh, fra un'oretta tipo vado in palestra e basta, questo è il piano. Buongiorno, oggi fa super freddo, infatti ho tipo la mega felpona perché fa veramente freddo. È venerdì 4 e non sono a lezione perché oggi qua è festa, quindi siamo tutti a casetta. Ho appena iniziato le lezioni e non saprei neanche cosa studiare, sinceramente. Ho dormito, sono riposata, adesso stiamo per mangiare e poi nel pomeriggio esco. Questo è quanto, quindi giornata un po' vuota oggi. Buongiorno! Allora, oggi è sabato, sabato 5 e niente, ho dormito perché ho fatto un pochetto tardi ieri sera alla fine, quindi sono le 12. Fra poco partiamo di casa, anzi mi devo anche vestire perché andiamo fuori con i miei, andiamo a mangiare qualcosina al ristorante, un po' fuori Bologna, molto molto carino. E niente, quindi oggi è una giornata molto tranquilla. Quando torno volevo andare ad allenarmi, se riesco. E niente, questa sarà la giornata. Poi stasera esco di nuovo, ma per il resto niente studio ancora perché ci mancano i materiali da cui studiare. Buonasera! Allora, oggi non ho ripreso praticamente niente perché appunto siamo stati al ristorante, abbiamo mangiato molto bene, un buonissimo piatto di carne e niente, dopo mi sono riposata tutto il pomeriggio, ho proprio dormito e niente, adesso sono le 10, mi sono preparata per fare un giretto fuori come ogni sera che si rispetti. No, scherzi, in realtà solo il weekend diventerà. E niente, mi sono messa una cosa molto basica proprio. Ho messo dei jeans, questi qua, un body nero, la mia borsina e poi ho messo i miei soliti stivaletti. Si va. Ci vediamo domani mattina quando mi sveglierò. E quando sarò andata in palestra. Buongiorno, sono qua con il mio piccoletto, al quale tra l'altro ho cambiato la cover, l'ho presa trasparente, la mia era rosa, non so se ve lo ricordavate, ma era tutta rovinata, quindi niente, ho deciso di cambiarla. Allora, per quanto riguarda il discorso uni, oggi è lunedì 7 e ho riniziato di nuovo un'altra settimana di lezione. Fa freddissimo, infatti sono tutta ipervestita. Ho iniziato una settimana di lezioni, ho fatto Otorino come materia e mi piace da matti, nonostante avessi un po' di scetticismo, insomma, sull'orecchio, eccetera. Ho avuto un passato abbastanza intenso a livello di operazioni alle orecchie, e però mi è piaciuta tantissimo e l'ho apprezzata molto. Quindi oggi ho avuto questa materia qua e basta. Invece volevo parlarvi di un'altra cosa, sempre quel progetto che vi avevo esposto già qualche video fa e che è presente nella mia bio, nella mia info di ogni video. Praticamente sto collaborando, intanto vi cerco dei documenti che mi servono per parlarvene. Sto lavorando con questa azienda che si chiama Together Price,
Praticamente questi ragazzi hanno pensato di fare una piattaforma di condivisione di account, Netflix, Spotify, Apple Music. Come funziona? Voi siete da soli, tipo me, non ho fratelli, eccetera, e vorrei Netflix. Quindi come faccio? Mi iscrivo a questa piattaforma e condivido il mio account con altre tre persone, ad esempio, in modo che la spesa viene divisa equamente e io spendo tipo 2,50 € al mese invece che magari 12, 14, non lo so. La loro piattaforma mi piace molto, a tal punto che ho chiesto a Davide, che saluto, è il ragazzo con cui entro in comunicazione, insomma, ho chiesto di mandarmi delle recensioni e degli articoli in modo da darvi una certezza riguardo a questa piattaforma, cioè non è una cosa finta, anzi, è una cosa vera che le persone apprezzano anche tanto, quindi ve la vorrei insomma di nuovo segnalare, prima perché ho deciso di collaborarci. Quindi sta, diciamo, nel nostro contratto lavorativo, ma soprattutto perché la trovo una cosa estremamente utile, altrimenti non avrei mai accettato di collaborarci insieme. E quindi vi lascio qua qualche recensione mentre io vi sto parlando e come al solito sotto il solito link, ecco. E niente, questo è quanto. Per il resto penso che chiuderò qua questo vlog, con un giorno di ritardo perché la settimana è finita ieri, domenica, però ci tenevo a raccontarvi anche questa cosa qua e a includerla insomma in questo video. Detto ciò, niente, cercherò di iniziare un nuovo vlog di nuovo della settimana. Speriamo di farcela perché saranno mesi molto molto impegnativi. Ma va bene. Un bacio e alla prossima.